Siamo con il direttore sportivo della Cairese, Matteo Giribone. Allora, Matteo, mercato veramente scintillante, colpi a ripetizione. Sembrava una Cairese che fosse destinata a essere estremamente giovane, invece poco alla volta ha inserito un pezzo dietro l'altro. L'ultimo, ce lo vuoi raccontare tu? Allora, sì, l'ultimo è una cosa proprio di oggi, che dopo un po' di anni, perché sono 3-4 anni che ci rincorriamo con Meme, Boveri, Emanuele, difensore centrale 98, ex Albisola, l'Albisola quella che ha vinto i campionati, ha firmato oggi, quindi farà parte della nostra squadra, della nostra rosa. È un giocatore importante che va ad aggiungersi alla coppia centrale che c'era l'anno scorso, Dofo e Prato, assieme a Martinetti, che tra l'altro lui è anche in grado, Martinetti, di fare il terzino. Diciamo che è la chiusura, questa è veramente la chiusura definitiva del mercato della Cairese, che ci dà una tranquillità di avere i ricambi in tutti i ruoli praticamente. È stato un mercato sofferto, inizialmente sembrava veramente difficile, poi piano piano sei stato veramente bravo a mettere a posto i tasselli giusti. La trattativa più dura, senza dubbio, quella con Francesco Saviozzi, ma penso che sia anche quella che ti ha dato più soddisfazione. Sì, allora faccio una premessa, l'ho detto prima ai ragazzi, tutti quanti, che loro sono stati bravi, perché comunque hanno fatto, benché qualcuno possa pensare di no, e c'è gente che lo pensa sbagliando, perché la realtà dei fatti io la so e noi la sappiamo, questi ragazzi hanno fatto tutti dei sacrifici. E non è scontato perché nel calcio spesso queste cose non succedono. Dal primo, dal mister, all'ultimo giocatore che è arrivato oggi, che è Boveri, hanno fatto dei sacrifici perché comunque hanno capito che se loro facevano dei sacrifici, questo gruppo poteva essere riconfermato nella maggior numero possibile. Se così non era, diventava un problema. E quindi non è tanto stata la mia bravura, ma sono stati loro che ci hanno dato una mano. Perché comunque in questa situazione qua ringrazio anche Andrea Formica, che lui è sempre fuori, però io e lui abbiamo passato giorni e ore a cercare di capire come mettere giù una cosa che potesse accontentare tutti, sapendo che dovevamo risparmiare. E l'abbiamo fatta e ne sono contento perché all'inizio, come hai detto te giustamente, potevamo pensare di fare fatica. Invece devo ringraziare la società, devo ringraziare Mario Bertone, Paolo Baldo, Lauretti, perché comunque Franz, perché comunque sono stati loro che alla fine, seppur abbiamo fatto qualcosina in più di quello che ci aspettavamo, che si aspettavano, abbiamo capito e hanno capito che rovinare questo gruppo era un peccato. E quindi ci hanno dato una mano. Ovviamente la trattativa più, tra virgolette, complicata è stata quella di Francesco, ma io me l'aspettavo perché comunque Francesco è un ragazzo che si è guadagnato il fatto di avere delle offerte e delle richieste di categorie superiori. Io lui ho sempre detto che se andava in Serie D non ho mai messo il becco in quello che faceva lui, perché io ero contento per lui, perché secondo me se la meritava la possibilità di fare una Serie D. Diciamo che se doveva andare in una squadra di eccellenza ci sarei un pochettino rimasto male, però questo sapevo che non succedeva e devo ammettere che in questa trattativa qua sono stati bravi. Io l'ho gestita un po' meno perché combinazione, quando poi è venuto a parlare Francesco, io ero in ferie, è una trattativa ed è L'ha un gestita in incontro. prima persona Mario Esatto, sono stata Bertone. gestita in prima persona da Mario Bertone, da presidente, da Franz Lauretti, direttore generale, da Paolo Baldo. E ovviamente ha prevalso la voglia di rimanere alla Cairese di Francesco e ha prevalso il fatto di comunque venire a cercare di far capire a un ragazzo di Cairo che lui nella Cairese può essere per anni il punto di riferimento. L'ultima battuta, cosa può fare questa Cairese? Allora, innanzitutto dobbiamo capire, secondo Quale me, sarà il bravo, format? il format di questo campionato, perché comunque è tutto un pochettino
in divenire e non si sa ancora, ecco, bene. A questo proposito, tutti parlano di girone di campionato da 20 con due gironi da 10, però attualmente sono 18 squadre, se esatto. verranno ripescate come pare probabile sì. Fezzanese, sì. Vado e Ligorna, trovare 5 squadre. Esatto, diciamo che questa è una situazione, siamo al 20 di luglio, una situazione un po' paradossale, ma lo sapevamo. A me la formula a due giorni da 10 piace, sono onesto, però è naturale che è un mini campionato dove uno si deve far trovare pronto. Io poi sono anche un po' dell'idea che poi magari alla fine si farà un campionato a 16 o a 18, questo non lo so. Però la Cairese non ha nessun assillo nel vincere il campionato, nell'andare a fare i primi, i secondi, i terzi. La Cairese deve divertirsi. Come l'ho detto lo scorso anno, lo dico anche quest'anno, e non è un nascondersi. Cioè, nascondersi sarebbe che io sarei qua a dire dobbiamo salvarci, no, quello direi una cosa falsa. Dobbiamo divertirci. Come abbiamo fatto l'anno scorso, come abbiamo fatto 2 anni fa, questa è una rosa importante. Alla fine è diventata una rosa importante perché il mister ha la possibilità con i 5 cambi di cambiare il volto della squadra, perché abbiamo anche i cambi. Spero nei giovani che dimostrino quello che ha dimostrato l'anno scorso, perché noi loro ci crediamo. E per cui l'obiettivo della Cairese è divertirsi e far divertire, tutto qua. Grazie mille, Matteo. Grazie.